Salve ragazze, benvenute nel mio nuovo interattivo. Quest'oggi voglio iniziare una serie di interattivi che verranno fatti ogni settimana e parliamo proprio della energia settimanale, cioè tutto quello che di positivo e negativo vi succede giorno per giorno durante la settimana. Quindi faremo questo gioco che ho così pensato per voi, che è il seguente. Intanto prenderemo con queste carte della Messaggi magici delle fate, una carta che parlerà dell'energia della settimana. Poi con i miei tarocchi di Marsiglia prenderemo sette carte e quindi ogni carta ovviamente sarà identificata per un giorno della settimana, quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, insomma tutta la settimana. Quindi andremo a vedere giorno per giorno cosa vi accadrà e soprattutto quali sono i giorni positivi e negativi, così che voi potrete magari spostare le vostre cose nei giorni presumibilmente positivi e magari così aiutare un po' il fato, il destino. Allora ragazze, è un interattivo collettivo generale e vale dal momento ovviamente dalla domenica alla domenica successiva, quindi io lo posterò lunedì. E varrà fino a domenica, quindi non sono interattivi che valgono sempre, ma hanno effetto oroscopo, nel senso che dureranno questa settimana, ma saranno molto indicativi e sarà anche simpatico poterli fare un appuntamento così, diciamo, consueto una volta a settimana. Come sapete, vi ho parlato delle innovazioni che voglio fare nel canale e queste sono una delle tante. Quindi fatemi poi sapere se vi è piaciuto, se vi, insomma, se siete interessate. Ecco, faremo una sorta di prova. Allora, ragazze, bando alle ciance, io voglio partire subito. Allora, quindi andremo a vedere con i messaggi magici delle fate. E in questa settimana, ovviamente, parliamo della settimana relativa al 19 settembre al 25 settembre. E come vi dicevo, stiamo analizzando giorno per giorno, dal lunedì alla domenica. Però con queste carte magiche delle fate prenderemo una carta per capire che energia avrete voi, tutte voi che state vedendo questo interattivo durante la settimana, cioè l'energia della settimana in generale. Vediamo da che cosa sarà dominata questa settimana dal 19 al 25 settembre. Il potere dei fiori, quindi viene questa carta, vedete, il potere dei fiori. Di cosa ci parla questa carta? Beh, intanto che qua dovete trascorrere, vi dice, vi consiglia di trascorrere tempo, più tempo con i fiori, con le loro essenze, per aumentare il potere di guarigione. Sapete che hanno sia i fiori, sia le piante, insomma. Il potere anche dell'energia delle piante, no? Delle erbe. E quindi qua dovete passare più tempo a contatto con la natura. Non so, magari andare in campagna e respirare l'odore del fieno, insomma, una sorta di rigenerazione. Quindi qua dovete trascorrere più tempo con la natura, a contatto con la natura. Allora, il gioco consiste, ragazzi, intanto noi dobbiamo, a secondo del mese in cui siamo, quindi siamo nel mese di novembre, quindi contando il mese da gennaio a novembre, il mese di novembre è il numero 9. Quindi io adesso farò questa domanda, nel frattempo vedete sto mischiando le carte e praticamente poi scarterò le prime 9 carte che verranno così a identificare il numero 9 del mese di novembre e poi dopo la nona carta prenderò sette carte che appunto saranno a contraddistinguere i giorni della settimana. Allora, cosa succederà giorno per giorno? Quindi dal lunedì alla domenica analizziamo giorno per giorno le negatività e le positività energetiche dal 19 settembre al 25 settembre. Andiamo a vedere. Quindi dovremmo prendere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quindi 9 settembre. Queste si levano e quindi andremo a fare la nostra settimana. Allora, lunedì, martedì, mercoledì,
Aspettate, così poi le vedete tutte. Quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica. Ok, ragazze, compreso. Allora, a fondo mazzo abbiamo l'energia della regina di denari. Quindi qua, ragazze, qua parliamo di un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro. Scusatemi un attimo. Eccomi di nuovo a voi, e quindi qua parliamo di un segno di terra, Capricorno, Vergine, Toro, portarne l'ascendente, ma sapete che non significa nulla, il segno è un'opzione in più, ma non è una situazione, una cosa determinante ai fini dell'ascesa. Infatti questa regina di denari ci parla della vostra energia stabile, una persona indipendente, una persona che ha una sua, come dire, dipendenza lavorativa, economica, che non deve chiedere nulla e che comunque è una persona, diciamo, realizzata nell'ambito, della sua vita. Eccomi qua, ragazzi, mi sono messa un po' più comoda perché, insomma, già incominciamo con i dolorini. Allora ragazze, quindi l'energia, come vi ho detto, potere dei fiori, state all'aria aperta, cercate di vivere la natura che vi rilassa. Voi siete una regina di denari, quindi una donna stabile, una donna che sapete quello che volete, insomma che non, nessuno vi deve dire nulla. Siete una donna bella, ricca spiritualmente e materialmente. Vediamo, lunedì. Lunedì abbiamo i tre di spade. Il martedì abbiamo il cavaliere di spade capovolto. Il mercoledì abbiamo il 9 di spade. Io non vorrei che fossero tutte spade. Qua quindi lunedì, martedì, mercoledì, giovedì abbiamo il 5 di spade. Però capovolto, meno male. Venerdì abbiamo il fante di bastoni. Poi abbiamo giovedì, venerdì. No, scusate, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì il 5 di spade, venerdì il fante di bastoni, sabato il 7 di denari e finalmente la domenica almeno abbiamo una bella regina di bastoni, ok? Che comunque insomma è sempre la vostra energia, si presume, e quindi comunque almeno insomma riuscirete bene o male a risolvere le vostre problematiche. Aspettate, le metto, ve le voglio fare proprio vedere tutte e sette. Facciamo così, vediamo se ci riesco. Ok, ci sono riuscita. Allora, ragazze, andiamo a vedere. Intanto la regina di bastoni, vi voglio anticipare che parliamo, potrebbe anche essere un segno di fuoco, Sagittario, Leone, Ariete, o portarne l'ascendente. Ma se non lo siete, non è un problema, non è che non si parla di voi, ma è un'opzione, come ho detto, con la regina di denari. È una donna creativa, passionale, una donna forte, una buona amica, una donna sicura che può anche amare o fare uso di arti magiche. Quindi abbiamo la maghetta del segno, ok? Quindi potreste essere anche una persona che ama molto queste cose esoteriche o addirittura anche lei che fa i tarocchi. Allora, vediamo un po' lunedì che cosa vi succede. Lunedì, ragazzi, abbiamo un 3 di spade. Vedete, 3 di spade. 3 di spade ci parla di reprimere le emozioni, di superare delle situazioni che appunto ancora portate dentro. Quindi qua lunedì cercate di non pensare molto alle cose del passato, alle cose che vi hanno fatto soffrire. Cercate insomma in qualche modo, se volete superare questo dolore, cercate di non pensarci. Se magari vi viene in mente, non so, il vostro amato che non c'è più, reprimetele queste emozioni, perché comunque l'energia, l'anima, il cuore non può essere sempre martellato giorno per giorno delle sofferenze. Cioè voi dovete dare respiro anche alle sofferenze. Quindi se voi vi partite dalla mattina alla sera a pensare sempre alle cose brutte, il cuore, l'anima, l'energia si abbassa, si soffre, sanguina. Quindi qua il consiglio di lunedì per voi è quello di reprimere le emozioni, non pensate alle cose brutte del vostro passato, qualsiasi esso siano, e cercate appunto di superare il dolore. Questo è il consiglio di lunedì. Martedì, allora, martedì qua voi avrete a che fare con una persona che vi farà proprio veramente saltare i nervi. Abbiamo un cavaliere di spade, quindi fate attenzione perché questo veramente è un vile, questo è veramente una persona aggressiva, una persona anche, come vi posso dire, questo è un traditore, questo è uno
Traditore non è detto adesso che vi fa le corna con qualcuno, traditore è anche la persona che tradisce le aspettative, tradisce la fiducia e quant'altro. Quindi poi sapete voi, intanto martedì, siccome avete a che fare con questa persona, o questa persona si farà viva, non lo so, o avrete modo di scoprire qualcosa relativo a questo cavaliere di spade, questa persona vile, aggressiva e anche un po' traditore, o traditrice, poi sapete, no? Queste stese mie non hanno sesso, sono indirizzate a qualsiasi persona, maschio, femmina o quel che siete. Quindi qua il consiglio per martedì è di tenere lontane queste energie aggressive, di appunto di viltà. Insomma, cercate questa persona, se vi chiama, manda un messaggio, vi attacca, ignoratelo, ignoratelo. Perché in questo modo ovviamente sapete, se voi non reagite come si aspetta la persona che vi vuole fare incavolare e voi reagite in maniera diversa, la persona si smonta da solo, ok? Quindi lunedì reprimete le emozioni, martedì state attento a questo qua che vi fa saltare i nervi. Mercoledì, ragazze, qua ovviamente io vi devo dire che quello per questo l'energia della settimana vi dice andate fuori, piante, fiori, belle cose da vedere. Perché voi qua non state vivendo un momento bello, perché qua 1, 2, 3 sono 4 carte di spade, cioè avete 4 giorni della settimana che vi parlano di spade, quindi insomma le spade sono sempre pensieri, pensieri negativi soprattutto. Quindi qua con il 9 di spade, qua dovete superare una situazione di ansia e di stress. O comunque non lo so, voi avete un senso di colpa oppure un rimorso, magari per qualcosa, per qualcuno, ognuno sapete voi, estrapolate. Se non fosse così, dice no, ma io non ho sensi di colpa per nessuno, non ho fatto nulla a nessuno, ok, allora è qualcuno che lo ha fatto a voi. E quindi voi ancora avete questo odio, questo risentimento verso questa persona. Quindi il male che vi ha fatto rimbalza su di voi anche come una sorta di, come posso dire, di stare male appunto perché si è feriti. Quindi insomma cercate sia se siete voi a provare questo o se l'avete o lo ricevete. Insomma, il consiglio è quello di allontanare, dovete superare quest'ansia e questo stress. Ora, lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, finalmente qua qualcosa succede, perché con il 5 di spade, per fortuna capovolto, quindi sapete, 5 di spade è una carta molto infelice per la consultante, però in questo caso, siccome è capovolto, finalmente qua si pone, scusate, più fine a un conflitto. Qualcosa che probabilmente questi primi 3 giorni mi hanno portato, no? Quindi quarto giorno, il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, che cosa vi porta? Vi porta a rimediare, a trovare una soluzione. Quindi qua ci sarà un escamotage a tutto questo, diciamo, questa ansia, tensione dei primi 4 giorni della settimana. Adesso veniamo a venerdì. Beh, venerdì finalmente c'è qualcosa di carino. Qua riceverete, non lo so, un messaggio, un invito. Ci sarà qualcuno che magari un amico fidato che vi dirà nuove cose, che insomma potrebbe anche, che ne so, invitarvi. Comunque ci saranno delle comunicazioni carine, simpatiche, di emozioni. Potrebbe anche essere un corteggiatore, potrebbe essere qualcuno che voi aspettate che vi chiama e ci può stare un segnale. Insomma, diciamo che venerdì qualcosa si apre nel weekend e poi per esplodere poi il sabato. Perché vedete, con questo 7 di denari il sabato qualcosa qui verrà, Qua ci parla di aiuti, ci parla di risultati, ci parla di ottenere qualcosa, di aver seminato qualcosa, di insomma aver, come dire, lavorato su qualcosa e attendere i risultati. Quindi qua sicuramente voi qualche risultato lo otterrete in non so in quale campo. Qua vengono i denari sono abbondanza, potrebbe essere sia nei sentimenti, perché abbiamo comunque nella passione, abbiamo 2 carte passionali, o potrebbe anche essere un qualcosa che vi arriva a livello economico, materiale, di denaro. Allora, per finire questo sabato, per finire domenica, ecco là, domenica finalmente riacquisite tutta la vostra magnificenza, tutto il vostro potere. Dopo una settimana, domenica,
negli ultimi 3 giorni avete recuperato con queste carte, diciamo, propositive, forse avete incontrato qualcuno, avete fatto qualcosa di carino. E qua la regina di bastoni, che è la maghetta del segno, sa sempre come uscire fuori, quindi qua è proprio la, come dire, voi siete una persona che siete riuscita ad attrarre le cose positive in ogni caso. Quindi questa vostra creatività, questa vostra dolcezza, comprensione, l'essere anche amica, insomma una persona fidata con cui parlare, confidarci e tutto, vi porterà comunque a vivere la domenica, cioè già parte dal weekend e già da venerdì la situazione si aggiusta. Quindi voi i primi 4 giorni, allora, quindi i 4 giorni un po' negativi che vi dovete astenere da fare, da dire, da parlare, da rispondere, eccetera, sono lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, già state nella ripresa. Invece i giorni dove potete esprimere, aprirvi, comunicare, anche lasciarvi andare a una passione, magari, che ne so, uscite con questo fante di bastoni, è una persona immatura, però comunque, oppure una persona che al momento è un amico, magari cresce, ma comunque qualcosa di buono ci sarà. Quindi ragazze, questo è quello che più o meno vi consigliano i miei tarocchi riguardo la settimana dal 19 al 25 settembre, giorno per giorno. Ovviamente, se vi dimenticate i giorni della settimana, potete sempre andare nel video, andare a vedere. Io adesso non subito perché ancora non so come fare, ma presto, se questo interattivo settimanale andrà bene, vi farò poi tutti i tempi giorno per giorno, così che voi poi, mano a mano che passano i giorni, andate direttamente lì a vedere qual è il consiglio del giorno. Quindi questa è la mia idea su una tipologia di interattivo che ci possiamo fare compagnia ogni settimana, così un po' come il messaggio del giorno che ci facciamo compagnia tutti i giorni. Fatemi sapere se vi è piaciuto, datemi il vostro ok. Lo sapete, io quando l'anno scorso ho iniziato con il messaggio del giorno, ho iniziato così in sordina e poi ufficialmente sono partita il 1° di ottobre. E adesso voglio fare la stessa cosa con questo, diciamo, tipologia di messaggio, che appunto faremo, cosa ci dice, la settimana di AA giorno per giorno. Va bene, ragazze? Io vi ringrazio di avermi così, donato la vostra attenzione. Sono, ovviamente, contenta se vi è piaciuto. Fatemi sapere. Io vi saluto. Un bacione dalla vostra Zaira. Ciao!